Mati. Amici appassionati di futsal, un cordiale buon pomeriggio da parte di Mattia Esposito. Stanno entrando in campo Olympus Roma e Olimpia Verona, che si contendono tre punti validi per la 22esima giornata della Serie A New Energy, il più classico dei testa coda del campionato, con l'Olympus che comanda la classifica, Olimpia invece che si trova in coda e che ha ormai, diciamo così, la disperatissima missione di provare a rimanere in Serie A. Olympus che tra l'altro in questa partita potrebbe provare a toccare quota 100 gol in campionato, e considerando che siamo a febbraio, alla fine di febbraio, sarebbe un risultato veramente veramente importante. Turnover per Daniele Dorto, che rinuncia a giocatori importanti. Faccio giusto un paio di nomi, quello di Ducci e di Fortino. De Eugenio e Gabriel invece saltano questa sfida per squalifica. Insomma, parterre de roi praticamente in tribuna per l'Olympus Roma contro un Olimpia che, con assolutamente nulla da perdere, come ha detto alla vigilia anche Avironi, l'Olimpia Verona che non ha nulla da perdere, che proverà a strappare un risultato positivo qui al Palaoggiata di Roma. Tra l'altro Olimpia Verona che da un paio di gare ha recuperato anche Luca Giambattista, che è tornato a disposizione di Luca Castagna. Vediamo tra poco quali saranno i quintetti di partenza per le due squadre. Completo giallo con finiture blu per l'Olimpia Verona, solito completo blu invece per l'Olympus Roma di Daniele Dorto, che, ve lo diciamo subito, schiererà Rodriguez titolare tra i pali. Ci sono anche diversi under in panchina proprio per Daniele Dorto. Diamo uno sguardo a quelli che sono i due quintetti, anzi partiamo con darvi la squadra arbitrale di questa sfida, composta da Chiara Perona di Biella e Pasquale Crocifiglio della sezione di Napoli. Al crono siede invece Antonio Dan Campanella della sezione di Venosa. Attendiamo il fischio degli arbitri, poi i quintetti e le due formazioni di questa sfida tra Olympus Roma e Olimpia Verona. Sembra davvero tutto pronto, sarà Chiara Perona a dare il fischio d'inizio di questa sfida. Si inizia in questo momento con il primo possesso in favore proprio dell'Olimpia Verona, con Jorge Santos che se ne va. Fallo commesso da Christopher Cutrupi, arriva subito il cartellino giallo. Vediamo se si tratta di calcio di punizione o calcio di rigore per l'Olimpia. Dal fischio di Chiara Perona sembrerebbe calcio di punizione, subito il primo cartellino giallo all'indirizzo di Christopher Cutrupi. Prima sgasata in banda di Jorge Santos, lanciato in quintetto insieme a Giannattasio, Rocha, Portuga e Mazzoni in porta, e ovviamente Luca Giambattista che indossa anche la fascia di capitano. Ci sono invece Dimas, Tres, Cutrupi e Marcelinho insieme a Rodriguez per l'Olympus di Daniele Dorto. Attendiamo il fischio d'inizio, interessante calcio di punizione subito in avvio di partita dopo appena 9 secondi per l'Olimpia. Jorge Santos e Luca Jan sul punto di battuta, Portuga postato sul secondo palo a duellare con Dimas, pallone che viene sputato fuori per la conclusione, mancina di Giannattasio, la risposta di Marcelinho che allunga e respinge in rimessa laterale, pallone che sbuca buono per Jorge Santos, deviazione di Cutrupi. Olimpia Verona che ha iniziato questa partita dando subito pressione alla fase difensiva dei Blues. Pallone scodellato, Luca Jan calcia, trova il corpo di Dimas e la rimessa laterale, ancora Giannattasio ad incaricarsi della rimessa. C'è pronto Portuga a ricevere un eventuale scarico, Portuga si porta il pallone sul mancino, va a calciare l'ex Ciampino. Alla fine dalla parte opposta del campo si ripartirà con una rimessa laterale per l'Olimpia.
Rocha, pallone per Mazzoni, va a cercare Luca Jan che difende su Rudy Neitres, la difesa del pallone di Luca Jan che prova anche a far correre William Rocha, pallone deviato dall'Olympus, ancora in rimessa laterale, tutta l'esperienza, la classe, il peso specifico di Luca Jan Baptista che qui lotta ancora con Rudy Neitres, ripulisce il pallone Marcelinho, Rodriguez, Dimas, Tres al piccolo trotto, pilota il pallone, lo offre a Marcelinho che ha già girato all'indirizzo di Dimas, Tres, Kutrupi, Olympus reduce dalla vittoria per 3-1 sul campo della L84, altra prova di maturità superata dalla squadra di Daniele Dorto che una settimana fa ha faticato le proverbiali sette camicie per guadagnarsi la Final Four di Coppa Italia. Luca Jan recupera e calcia, pallone che finisce oltre la linea di fondo. Tra l'altro questo tra Olympus e Olimpia è il terzo incrocio stagionale perché le due squadre si sono incontrate ovviamente nella gara di andata, ma proprio qui al Palau Giata, anche negli ottavi di finale di Coppa Italia, arrivò la vittoria dell'Olympus che poi nei quarti, occhio qui alla pallone intanto per Kutrupi, dicevamo di un Olympus che nei quarti una settimana fa ha eliminato l'Ital Service Pesaro, finisce a terra Orge Santos, Dimas sportivamente mette il pallone in rimessa laterale dopo due minuti esatti nel corso del primo tempo, ancora nessuna vera emozione qui al Palau Giata se non la sgasata iniziale di Jorge Santos con il fallo e in allegato il cartellino giallo per Christopher Kutrupi. Luca Jan altrettanto sportivamente restituisce il pallone all'Olympus, Kutrupi, Dimas, Kutrupi a portare il pallone, buono l'intervento di Rocha che con la punta del piede sinistro allunga la traiettoria in rimessa laterale ad incoraggiare i suoi Luca Castagna. Pallone per Tres, doppia deviazione, Mazzoni in qualche modo controlla il pallone, ha già rimesso in moto l'azione dell'Olimpia, Jorge Santos, Luca Jan prova ad andare profondo da Claro, pallone recuperato però dall'Olympus, Marcelinho, Tres, 2 e mezzo se ne sono andati nel primo tempo, 0-0, Dimas, Marcelinho, pallone per Christopher Kutrupi, si torna da Capitan Dimas, Olimpia Verona che è lì ad aspettare e a concedere all'interno della sua metà campo il giro palla all'Olympus, l'imbucata dentro per Marcelinho, fa buona guardia, Claro con il pallone che sfila oltre la linea di fondo, saranno le mani di Mazzoni a far ripartire l'Olimpia. Jorge Santos, Rocha, pallone per Luca Jan, la gira per Claro, di ritorno per Luca Jan che poi la scodella per Rocha, vuole ancora il pallone Luca Jan, alla fine Jorge Santos la perde sulla pressione dei giocatori dell'Olympus, Rodriguez prova a cercare Marcelinho, suo suggerimento però si perde direttamente in rimessa laterale, Rocha prova a spostarsi il pallone sul destro e a calciare, Rodriguez non riesce ad evitare il calcio d'angolo, sarà corner per l'Olimpia Verona, c'è proprio Rocha sul punto di battuta, pallone all'indietro, Jorge Santos si sposta il pallone sul sinistro, Jorge Santos, Rodriguez due volte, poi ancora Jorge Santos, alla fine Marcelinho, pericolo scampato dall'Olympus che prova anche a ripartire in transizione, l'ultimo tocco è di Marcelinho ma ha lasciato troppo libero qui Jorge Santos che ha saltato secco Rudy Neitres, non è arrivato l'aiuto di nessuno dei suoi compagni, è stato bravo Rodriguez due volte a dire di no all'ex giocatore della Fortitudo Pomezia, Dimas scambiare con Kutrupi, Dimas, Marcelinho, l'uno contro uno su Claro, grande sterzata di Dimas, strepitoso Mazzoni a chiudere il suo palo e a murare la conclusione di Dimas, la puntata secca centrale di Dimas, ma buono il riflesso di Mazzoni a dire di no alla conclusione di Dimas, Tres, eccolo ancora Capitan Dimas,
sulla pressione di Ugas, torna all'indietro da Rodriguez, pilota il pallone nella metà campo difensiva dell'Olimpia Verona, alza la testa, vorrebbe uno scarico, Cutrupi lo invita a calciare, lo fa Rodriguez. Mazzoni alza le mani e alza anche la traiettoria della conclusione in calcio d'angolo. Tres di massa, pallone per Christopher Cutrupi, le finte su Claro, prova a rientrare sul mancino, tutto chiuso, e allora si ricomincia da Dimas. Cutrupi, Dimas, Tres, pallone ancora per Dimas, deve transitare per Christopher Cutrupi. Buona la solata di Marcelinho, buona anche la chiusura di William Rocha in calcio d'angolo. Torna ad affacciarsi davanti l'Olympus con questo corner battuto da Christopher Cutrupi, che prova ad andare dentro da Dimas, il pallone sbuca buono per Marcelinho, si alza un po' dopo il controllo e allora l'imbucata per Cutrupi, ma fanno buona guardia Mazzoni e Rocha, e è proprio il portiere dell'Olimpia a rimettere in moto l'azione dei suoi. Portuga prova ad andare lungo, non c'è più Luca Jan a dare un punto di riferimento lì davanti, pallone buttato via dall'Olimpia. E Blues che ripartono con la rimessa laterale battuta da Rudinei Tres, se ne stanno andando i primi sei minuti di questa partita, ancora 0-0, direi una chiara occasione per parte, quella con Dimas per l'Olympus. Poco prima c'era stata la doppia chance per Jorge Santos, murato per ben due volte dalla parata di Rodriguez, e direi sono queste le occasioni da notare sul taccuino qui al Paloggiata di Roma. Buona uscita qui dell'Olimpia con Portuga che colpisce sul primo palo bucando le mani di Rodriguez. 14 minuti 24 secondi, bella uscita dell'Olimpia, un po' pigra la transizione difensiva dell'Olympus e l'Olimpia Verona è avanti 1-0 al Paloggiata con il gol di Portuga. Un giro a vuoto dell'Olympus, un paio di giri a vuoto in fase difensiva, uno che aveva portato all'occasione capitalizzata da Jorge Santos. Alla seconda chance non ha fallito l'Olimpia e ha sbloccato questa gara con la sassata sul primo palo di Portuga. Rimessa laterale per l'Olympus, l'ultimo tocco di Ugas, Marcelinho, Tres, vediamo se il gol avrà svegliato l'Olympus, che risponde immediatamente presente con l'ennesimo gol in questa stagione di Marcelinho, che apre il piattone, la indirizza all'incrocio dei pali, ci ha messo pochissimo l'Olympus a pareggiare i conti, chi se non Marcelinho. 1-1 al Paloggiata. Immediata la risposta dei Blues, passati neanche 20 secondi dal gol dell'Olimpia. Prima Portuga, poi Marcelinho, successo tutto in un lampo, e 1-1 al Paloggiata di Roma. Dentro Achilli, Avironi e Biscossi insieme a Disgro, rivoluzionato il quartetto di movimento da Daniele Dorto, che pesca, attinge dalla sua infinita panchina. Qui da deviazione l'ultimo tocco è di Achilli, rimessa laterale in favore dell'Olimpia con Portuga. Gian Attasio prova ad imbucare sul secondo palo per Rocha, lotta sul pallone Gian Attasio, la conclusione di Ugas, Rodriguez, Portuga, il pallone per William Rocha, ancora una volta Rodriguez, provvidenziale ancora il portiere dell'Olympus che sta facendo gli straordinari in questo avvio, ma bene l'Olimpia che sta giocando con l'atteggiamento giusto qui al Paloggiata di Roma. Portuga all'indietro per Rocha, Gian Attasio tocca male con l'esterno per Ugas, rimessa laterale battuta da Achille, Isgro, Biscossi, imbucata dentro per Avironi,
che prova a girarsi, la lascia lì per Biscossi che calcia. Ci ha provato di prima Matteo Biscossi, ha trovato la deviazione e il corner in arrivo per l'Olympus. Pallone all'indietro per Avironi. La conclusione, Portuga, Giannattaso si impegna, l'ultimo tocco di Avironi, è riuscito a strappare una buona rimessa laterale Giannattasio. Portuga, pallone per Ugas, le finte su Isgro, dentro da Giannattasio, di ritorno per Ugas, è tutto chiuso però davanti a lui è l'Olympus che prova a ripartire con Isgro, che prova ad alzare questo pallone che è comodo per le mani di Mazzoni. È tornato in campo Jorge Santos, e lui a sfidare in uno contro uno Avironi, prova ad andarsene Jorge Santos, Avironi è presente e lo mura in rimessa laterale. Gestisce il pallone l'Olimpia, Jorge Santos, Portuga, Jorge Santos pressato da Achilli riesce a trovare uno scarico su Ugas che poi sbaglia il cambio di lato all'indirizzo di Claro. Banale, palla persa dall'Olimpia Verona, adesso un po' di riposo per Ugas. Rimette in campo Luca Giambattista. Mister Luca Castagna, Isgro, Biscossi. Minuti anche per Portinari, che nella gara di Coppa aveva segnato un gol splendido qui alla Pallolciata di Roma. Pallone lungo, Rodriguez e Avironi arrivano insieme e Avironi lo tocca in rimessa laterale. Provano a spiegarsi due che si sono scontrati, rischiando tra l'altro di combinare un mezzo pasticcio per l'Olympus. Jorge Santos attacca l'Olimpia, Luca Jan allontana Isgro con il corpo, poi prova a tagliare questo pallone in diagonale. Non era male l'idea di Luca Jan, ha capito tutto con un secondo di ritardo Portinari. Palla persa dall'Olimpia e Blues che attaccano con Achilli, Avironi, Isgro, Borolo. Lui è un veneto doc che tra l'altro aveva fatto proprio nella gara di andata il suo esordio con la maglia dell'Olympus, andando anche in gol. Achilli a battere questo calcio d'angolo, sta volando il tempo qui al Pallolciata, siamo già a metà della prima frazione di gioco. Isgro, paio di finte, non a bocca Portinari, allora si passa per i piedi di Achilli che calcia. Luca Jan in scivolata alza la traiettoria della conclusione di Achilli sopra la traversa, corner in arrivo per l'Olympus proprio con Achilli. Pallone dentro per Borolo. Jorge Santos voleva l'ultimo tocco del 15. Sarà ancora calcio d'angolo per i ragazzi di Daniele D'Orto. Pallone scodellato per la conclusione al volo di Sgro. Attento sul primo palo Mazzoni. Andiamo a rivedere qui il pallone scodellato, la conclusione di Sgro e Mazzoni che è in spaccata. Abbiamo detto del quintetto rivoluzionato dell'Olympus, piccola curiosità, si tratta del quintetto under 23 praticamente dei Blues, che potrebbero schierare anche in Coppa della Divisione. Achilli recupera il pallone, spinge la transizione, bravo Claro, poi Achilli rimane in possesso, prova a toccare su Isgro, alla fine Luca Jan ripulisce l'area di rigore. Avironi, Isgro se ne va con un tunnel a Jorge Santos. Pallone ancora per il numero 11 dei Blues, Avironi sul secondo palo, Mazzoni per un attimo, poi Avironi, tampona Portinari
e va a commettere il terzo fallo di squadra per l'Olympus. Adesso di nuovo riposo per Avironi, al suo posto torna Marcelinho, colui che ha insaccato il gol dell'1-1. Dopo il vantaggio di Portuga, Ugas, Rocha, Claro, di ritorno per Rocha, non si era accorto del pallone morbido Borolo. E Blues che ripartono dalla rimessa laterale a Achilli. Marcelinho cambia lato su Antonino Isgro, rientra su Rocha, ancora Isgro, calcia col destro in diagonale. Si è costruito lo spazio per calciare col destro Antonino Isgro, una delle sue classiche giocate. Pallone che non ha centrato lo specchio della porta. Claro, pallone all'indietro per Ugas. Rocha. Claro, Ugas. Va dentro da Rocha. Buona uscita dell'Olimpia Verona. Gli applausi di Luca Ianni in panchina. Portuga. Con buona qualità questo giro palla della squadra di Castagna, che poi prova ad imbucare su Ugas. Ne viene fuori una palla persa. Banale, palla persa anche dall'Olympus con Marcelinho che di fatto colpisce Achilli. E Olimpia che si ritrova il possesso tra i piedi. Portuga. Claro prova a lanciare Portuga, arriva l'anticipo di Marcelinho con il pallone che ha colpito il soffitto della palla olgiata. E dunque, come da regolamento, si ripartirà con una rimessa laterale in favore della squadra in maglia gialla. Rocha, Ugas, Claro, Portuga. Giro palla dell'Olimpia, arriva come un treno Marcelinho. Non è fallo, dice Marcelinho, abbiamo sentito chiaramente anche dalla nostra postazione. Per nulla d'accordo con questa chiamata di Chiara Perona, il numero 19 dei Blues. Blues che tra l'altro devono iniziare a dare uno sguardo alla situazione falli, perché sono già 4 e mancano oltre 7 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Isgro in anticipo su Portuga. Rimessa laterale per l'Olimpia. Portuga, Mazzoni pressato, riesce a liberarsi bene del pallone. William Rocha prende la corsia centrale, arriva la chiusura di Isgro. Chiedevano un fallo dalla panchina dell'Olimpia, semplice rimessa laterale accordata da Chiara Perona. Intanto Portuga ci prova praticamente da centrocampo, ha visto il pallone all'ultimo Rodriguez che è riuscito a respingere. Marcelinho per Tres, che ha provato ad andare secco di punta, pallone che si è infranto sull'esterno della rete. Portuga, occhio al pallone per Marcelinho che mira l'incrocio dei pali con il destro che non è il suo piede. Non era uscita neanche malissimo questa conclusione dal destro di Marcelinho. Allora Olimpia che riparte con questo pallone in avanti per Ugas. L'ultimo tocco è il suo, secondo Chiara Perona. Rimessa laterale per l'Olympus con 6 minuti e 49 secondi, 1-1 al parziale. Due gol in rapida successione, prima Portuga, poi Marcelinho. Occhio a Marcelinho che qui con l'esterno prova a girarla. Bravo Mazzoni in due tempi a ripulire la sua area di rigore. Ugas prestato da Tres, in qualche modo il pallone arriva a Portuga che prova ancora a far correre Ugas. E pallone che arriva direttamente nella nostra postazione. Si ripartirà con una rimessa laterale in favore. Qui rivediamo il tentativo di giocata di Marcelinho. Occhio a Ugas che non si capisce con Rocha. Passaggio a memoria
Jacopo Ugas, pallone perso dall'Olimpia, attacca Rudy Neitres. Dimas si sposta il pallone centralmente sul destro, va secco alla conclusione Dimas, attento Mazzoni ancora una volta, ha visto partire il pallone, lo ha alzato con la mano aperta sopra la traversa, occhio qui alla deviazione, Portuga prova ad arrivare prima di Dimas che senza pensarci troppo spazza in rimessa laterale, arriva il time out chiamato da Luca Castagna sulla panchina dell'Olimpia Verona, 6 minuti 3 secondi da giocare qui al Palo Dolciata di Roma nel corso del primo tempo, 1-1, lo abbiamo detto, prima Portuga e poi immediata la risposta da parte di Marcelinho. E adesso squadre a rapporto dai due allenatori. Turno infrasettimanale della 22esima giornata della Serie A New Energy. Tra poco vi daremo anche un po' il quadro delle gare di questo turno. Gare che si giocheranno tutte stasera tra le 19 e le 20:30. L'unico anticipo è questo tra Olympus ed Olimpia. Alle 19 si giocherà anche Meta Catania L84 e poi via via tutto il resto del programma di questo turno. Rodriguez non esce, allora Marcelinho prova a disimpegnare, subisce il fallo di Giannattasio che sportivamente si scusa, è solamente il primo fallo di squadra commesso dall'Olimpia Verona in questo primo tempo. Tra poco vi daremo anche il quadro completo delle gare della 22esima giornata, seguiamo però questo sviluppo dell'azione dei Blues con la conclusione di Biscossi che si perde oltre la linea di fondo. Vi abbiamo detto di Meta Catania L84, interessante derby laziale tra Active Network ed Eco City Genzano alle 19, Came Treviso Fortitudo Pomezia, una delle gare delle ore 20 insieme a Mantova Cosenza e Ital Service Pesaro Ciampino, due le gare delle 20:30, Feldi Eboli Sandro Abate, derby campano, così come derby campano tra Napoli e Sporting Sala Consilina. Giornata molto molto interessante da seguire. Olympus che ormai ha praticamente scavato il solco in classifica, 13 punti di vantaggio sul Napoli. Tanto fallo di Luca Jan ai danni di Marcelinho, arriva anche il cartellino giallo per Luca Jan Baptista, secondo ammonito dopo Christopher Cutrupi, anche il secondo fallo di squadra per l'Olimpia Verona, forse un po' pesante la sanzione per Luca Jan che ha sì commesso fallo su Marcelinho, forse eccessivo però il giallo sventolato all'indirizzo della bestia, il soprannome di Luca Jan Baptista. Tres e Dimas sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Si allontana Dimas, Tres va proprio dal 77 che prova a servire Marcelinho, forse un po' troppo elaborata questa azione dell'Olympus. Si salva l'Olimpia che prova anche a ripartire con Jorge Santos che va dentro da Luca Jan, di ritorno per Jorge Santos, ancora Luca Jan, sempre per Jorge Santos, prova ad arrivare Portinari, libera la difesa dell'Olympus. E Olimpia che riparte da un'altra rimessa laterale. Qui Luca Jan spinto alle spalle. E attenzione perché il quinto fallo di squadra commesso dall'Olympus in questo primo tempo. E da questo momento in poi per ogni fallo subito l'Olimpia Verona potrà calciare un tiro libero.
Jorge Santos e Gian Nattasio sul punto di battuta, si allontana Gian Nattasio, Jorge Santos calcia col mancino, completamente sballata la conclusione del 16. Direi che non ha sfruttato al meglio questa potenziale chance l'Olimpia, che se vuole provare ad uscire indenne e a prendersi lo scalpo prestigioso dell'Olympus. Deve provare a capitalizzare ogni occasione da questa partita. Mazzoni lungo per nessuno, però il suggerimento del 22. Castagna si prepara a far tornare in campo Claro, Biscossi, Tres porta il pallone, Rudy Tres raddoppiato, Luca Ian lo alza per Jorge Santos di testa, Dimas che poi con il petto o con la spalla comunque allunga la traiettoria in rimessa laterale. Portinari prova a calciare, attento sul primo palo Rodriguez che non si fida della presa e allora allunga semplicemente in corner Jorge Santos. Luca Ian prova a girarsi a calciare su Rudy Neitris. Gian Nattasio, Jorge Santos, pallone deviato, altro corner dalla parte opposta in arrivo per l'Olimpia. Teniamo aggiornato il conto, sono 95 in campionato gol realizzati dall'Olympus con quello di Marcelinho. Di Massa, Biscossi, Marcelinho, Di Massa prova col giro palla a costruirsi una chance all'Olympus. Biscossi, Scodella, Gian Nattasio saggiamente non forza la giocata, lascia che il pallone sfili in rimessa laterale, rotazioni per Castagna che rimette in campo Ugas a fare da punto di riferimento davanti. Eccolo Ugas a controllare il pallone, ad offrirlo a Claro. Ugas prova a saltare Isgro, arriva Biscossi, lottano i due, poi ancora Ugas. Fischio dubbio, almeno dalla nostra postazione, sembrava aver preso il pallone Ugas. Vediamo se la nostra regia ci propone un replay. E qui arriviamo con un secondo di ritardo rispetto all'intervento di Ugas. È il terzo fallo di squadra per l'Olimpia. Tanto la conclusione tentata da Marcelinho che trova muro giallo e allora Olympus è costretta a ripartire da dietro. Dimas taglia il campo per Marcelinho, di ritorno per Dimas, buon ripiegamento difensivo di Jorge Santos, meno buona la giocata di Portuga che si trascina il pallone in rimessa laterale. Biscossi, Isgro, Marcelinho, pallone per Antonino Isgro, va dentro da Marcelinho alla fine a duellare con Claro che lo spinge via. Rocha, ultimi due minuti in arrivo del primo tempo. Portuga all'indietro per Ugas. Olympus che, lo ricordiamo, è a quota 5 falli di squadra. Cutrupi è bravo a sfilare il pallone ad Ugas, poi a servirlo a Marcelinho che prova a tornare da Cutrupi. Buono il ripiegamento difensivo di Ugas che si dimentica il pallone, lo regala a Cutrupi, che finta il passaggio di ritorno a Marcelinho e poi buca Mazzoni. Punito l'errore di Ugas dall'Olympus, 1 minuto 46 secondi da giocare nel primo tempo, l'Olympus mette la freccia con Christopher Cutrupi, 2-1. Prova subito a rispondere Ugas, a farsi perdonare dall'errore che ha portato al gol del 2-1 dell'Olympus.
Dimas Marcelinho, finisce a terra, non c'è fallo di William Rocha, che prova anche a restituire il pallone a Dugas. Portuga, claro, Portuga deve ricominciare da dietro, proprio da Claro. Rocha pressato da Dimas, l'intervento è pulito, Dimas in campo aperto e poi Portuga anticipa Marcelinho, se lo è mangiato Dimas, vediamo, sì, qui voleva forse aprire il piattone, si è incartato Dimas al momento della conclusione, chance sprecata dall'Olympus per trovare in contropiede il 3-1. Isgro, Scodella, preciso per Marcelinho che prova anche a calciare di controbalzo, era difficilissima questa soluzione per Marcelinho. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo. Portuga all'indietro per Ugas che cambia lato su Rocha, vediamo se l'Olimpia Verona riuscirà a costruirsi un'ultima occasione in questo primo tempo. Ugas, bella giocata su Dimas, Ugas rientra, calcia Rocha, dopo la parata di Rodriguez se l'è costruita e come l'occasione, la squadra di Castagna, 35 secondi da giocare nel primo tempo, pareggia l'Olimpia con William Rocha, 2-2. E si è fatto assolutamente perdonare Ugas, bellissima giocata in banda da cui è nata la conclusione, parata da Rodriguez sulla ribattuta, è arrivato con i tempi giusti Rocha che ha spedito in porta il gol del 2-2. Portuga riesce a tenere in campo il pallone, arriva Avironi a ripulirlo, ultimi 10 secondi. Cutrupi prova la giocata, sono tanti giocatori intorno a lui dell'Olimpia, riesce a liberarsi del pallone su Isgro che è troppo indietro con il corpo e alza la traiettoria sopra la traversa, ultimi 4 secondi di primo tempo in arrivo, risultato se vogliamo a sorpresa. Qui al palo Giata di Roma, Luca Ian muore con il pallone tra i piedi, arriva il fischio di Chiara Perona a sancire la fine del primo tempo che Olympus e Olimpia Verona chiudono sul risultato di 2-2. Tra poco la nostra regia vi farà vedere quelle che sono state le occasioni di gol di questi primi 20 minuti, noi invece ci prendiamo una pausa e torniamo tra pochissimo per il secondo tempo. Vuoi sapere cosa rende veramente unico il caffè Raphael di Todis? Vuoi sapere cosa rende veramente unica la birra, l'arte delle specialità di Todis?
Vuoi sapere cosa rende veramente unico l'olio l'arte delle specialità di Todi's?
Bentornati al Pallavolgiata di Roma. Sta per iniziare il secondo tempo di Olympus Olimpia, quasi uno scioglilingua. Per il momento un inaspettato, direi, guardando almeno la classifica, 2-2. Olimpia prima avanti 1-0, poi costretta ad inseguire con l'1-2 dell'Olympus, e a 30 secondi dalla fine del primo tempo è arrivato il pareggio di Rocha per il definitivo, almeno parlando dei primi 20 minuti, 2-2 appunto, che sta maturando qui al Pallavolgiata di Roma. Fischio di Chiara Perona, parte il secondo tempo di questo match del Pallavolgiata. Tres Dimas. Vediamo se l'Olympus riuscirà a trovare il guizzo giusto nel break per dare una spallata a questa partita. Cutrupi a calciare, pallone che sbatte sul palo esterno, poi si perde oltre la linea di fondo. Prova subito a bussare la squadra di Daniele Dorto a dare un segnale in questo avvio di secondo tempo. La pressione vincente di Dimas. Tres prova a trovare un po' di luce per andare col mancino. Dimas va da Cutrupi, dentro da Marcelino, in realtà da nessuno, perché decisamente fuori misura il suggerimento di Christopher Cutrupi. Palla persa dall'Olympus, le mani di Mazzoni che faranno ripartire l'Olimpia. Pallone in avanti a cercare Luca Jan, leggermente fuori misura il suggerimento di Mazzoni. Luca Jan comunque ringrazia il suo compagno di squadra. Cutrupi, pallone per Dimas. Tres dentro da Marcelinho, prova a girarsi a calciare, fa buona guardia Claro che rispedisce nella metà campo difensiva dell'Olympus. Controlla Rodriguez che ha già servito il pallone a Dimas. Tres, Dimas dentro da Marcelinho che trova il rimorchio di Rudine Tres. Conclusione deviata e rimessa laterale in arrivo per l'Olympus. Marcelinho calcia in diagonale, nessuno sul secondo palo. Pallone che si perde oltre la linea di fondo. Mazzoni la alza per la corsa di Rocha. Ha capito tutto con anticipo Kaique Rodriguez, che lascia sfilare il pallone. Ha già rimesso in azione l'Olympus. Cutrupi, Tres, Dimas rientra sul destro, calcia Dimas, bucato Mazzoni, rimette il naso avanti l'Olympus. Dopo 43 secondi nel secondo tempo, è un minuto e 43 secondi, non 43 secondi, chiedo scusa, il gol di Dimas, e l'Olympus torna avanti 3-2. È anche il primo gol di questo secondo tempo, secondo vantaggio per l'Olympus. Lo abbiamo detto, Olimpia che aveva sbloccato questa partita nel primo tempo, poi l'1-2 dei Blues, il pareggio di Rocha nei primi 20 minuti, e poi a stappare questo secondo tempo ci ha pensato Dimas, che è rientrato sul destro, conclusione secca sulla quale Mazzoni non è riuscito ad arrivare. Dopo 1-43 dunque l'Olympus si riporta avanti. Qui Tres buca l'anticipo su Luca Jan, ma il pallone è comunque dell'Olympus con Cutrupi, che tocca proprio l'indirizzo di Rudine Tres. Cutrupi, Marcelinho sbaglia il controllo, si avventa sul pallone Claro. Jorge Santos, pallone per Claro che va da Luca Jan, bravissimo Rodriguez con la mano di richiamo a dire di no alla conclusione di Luca Jan. Occhio qui Cutrupi che va ad allontanare il pallone, rischia tantissimo perché è già ammonito Christopher Cutrupi. Jorge Santos, c'è stata una deviazione, Claro preferisce tenere in campo il pallone e servirlo a Mazzoni.
Il lancio lungo di Mazzoni per Luca Ian. Bravo Rodriguez al limite della sua area di rigore a bloccare e a rimettere in moto l'Olympus. Marcelinho con l'esterno, Dimas e poi Rudinei Tres. Va Tres, apre il destro che si perde all'altezza del primo palo. Rimessa dal fondo per le mani di Mazzoni, la gioca corta su Claro. Rocha, Jorge Santos, Rocha ancora per Claro, eccolo Jorge Santos che tocca all'indietro per Rocha, sale alta la pressione dell'Olympus. Jorge Santos spinto da Dimas che ha usato troppo le braccia, non è sfuggito l'episodio a Chiara Perona che ha sanzionato il primo fallo di squadra in questo secondo tempo per i ragazzi allenati da Daniele D'Orto, che protesta proprio all'indirizzo di Chiara Perona. Olympus che già nel primo tempo aveva raggiunto il bonus, non è riuscita però l'Olimpia a calciare il tiro libero. Jorge Santos in diagonale, si è costruito bene lo spazio per andare col mancino il numero 16. Non è uscita potentissima la conclusione, sembrava sulla traiettoria Rodriguez che poco fa è stato provvidenziale su Luca Ian Baptista. Ugas a portare il pallone, lo offre all'indietro a Rocha. Claro pressato da Dimas, non c'è fallo. Fallo invece commesso da Rudinei Tres all'indirizzo di Jorge Santos, secondo di squadra per l'Olympus in questo secondo tempo. Calcio di punizione in arrivo per l'Olimpia con 16 e 10 sul cronometro di questo secondo tempo. Claro, Rocha cambia lato, prova a trovare Ugas, può puntare in uno contro uno su Rudy Tres che lo contiene bene nonostante le finte del 19. Sarà semplice rimessa dal fondo già battuta dall'Olympus. Tres scambia con Dimas. Cutrupi, le finte di Cutrupi che fa secco Ugas, poi prova ad indirizzare sul secondo palo Cutrupi. È proprio lui ad incaricarsi della battuta del corner. Dimas, Mazzoni in due tempi dice di no alla conclusione di Dimas. Ugas raddoppiato, finisce col perdere il pallone. Cutrupi calcia, Portugalo mura in rimessa laterale e Portuga va ad invitare anche alla calma Ugas che quando ha il pallone tra i piedi prova sempre a costruire qualcosa, a volte anche un po' forzando la giocata. Sicuramente vivo e frizzante il numero 19 dell'Olimpia. Tres, Dimas chiuso da Portuga, il primo ad arrivare sul pallone è Christopher Cutrupi. Rodriguez, Dimas, Cutrupi. Tres dentro da Marcelinho, muro giallo, pallone ripulito per Dimas, pallone che sbatte addosso ad un giocatore dell'Olimpia. Tres, l'imbucata per Marcelinho, pressato da Giannattasio, non c'è fallo, 3 contro 3 che si sviluppa per l'Olimpia. Ugas, Claro dentro da Giannattasio, il velo, pallone buono per Portuga, ancora una volta provvidenziale Rodriguez e non è il primo intervento importante da parte di Rodriguez, qui sfortunata l'Olympus con Marcelinho che di fatto serve involontariamente un assist a Portuga. Occhio qui all'imbucata di Claro per Portuga, ancora attentissimo Rodriguez che direi si sta giocando bene questa chance da titolare che gli ha offerto Daniele D'Orto. Rodriguez che è titolarissimo in Under 23. Olympus che ha raggiunto la semifinale della competizione dove sfiderà il Lecco, semifinale raggiunta anche in Coppa Italia dai Blues, Final Four che si giocheranno a marzo a Policoro. Quindi ampiamente direi in corsa in tutte le competizioni.
l'Olympus, che sta facendo molto bene anche con l'Under 19 sia in campionato che in coppa. Dimas Marcelinho, Dimas Mazzoni, bravo ad andare velocemente a terra con i piedi e a respingere in tribuna la conclusione di Dimas. Isgro, Achilli, pallone per Dimas, prova a far correre ancora Achilli, riesce a girarsi bene su Portuga, alla fine lo chiude Luca Janna, che tocca all'indirizzo di Claro, prova ad andare il numero 9, Claro si trascina alla fine il pallone in rimessa laterale, ha provato Claro a spingere, voleva servire poi magari in mezzo il pallone a Luca Janna, che nel frattempo era andato a chiudere l'azione all'altezza del secondo palo. Nel controllo però Claro si è trascinato il pallone oltre la linea laterale del campo. Isgro, Achilli, Avironi. Tornato in campo il quartetto di movimento, anzi il quintetto direi, considerando pure Rodriguez, under 23 per l'Olympus. Avironi si gira, calcia, Jorge Santos prova a mettere in moto Claro, raddoppiato, l'ultimo tocco è il suo e la rimessa laterale in favore dell'Olympus. Claro che sosteneva di aver toccato il pallone quando era già terminato fuori, ma Chiara Perona ha segnato la rimessa laterale all'Olympus, che prova a gestire questo possesso con Achilli, Isgro, Orolo, Isgro, Avironi. Con l'esterno torna da Antonino Isgro. Achilli di tocco per Borolo, pressato da Giannattasio, difende il pallone. Avironi, Isgro può puntare in uno contro uno su Jorge Santos. Se ne va Isgro, che calcia all'altezza del primo palo, e Mazzoni risponde presente allungando la traiettoria in corner. 3-2 Blues, 12 minuti 10 secondi da giocare prima della sirena conclusiva di questa sfida. Conclusione al volo di Sgro, che si perde alta sopra la traversa, dicevamo anticipo della 22esima giornata della Serie A New Energy. Si sfidano prima e ultima in classifica, tanto Castagna da minuti in campo con la maglia numero 3 a fiore, che ha fatto il suo esordio in questa partita. Avironi dentro il pallone, Morolo prova a restituirglielo. Achilli, Jorge Santos si è scontrato con Achilli, è finito a terra al numero 16, direi involontario qui il contatto con Achilli, ha avuto decisamente la peggio, però il giocatore dell'Olimpia Verona ancora a terra, Jorge Santos, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, comunque sportività con Achilli che lo aiuta a rialzarsi. Forse un colpo al piede per Jorge Santos, che adesso lascia il campo a Luca Giambattista, che altrettanto sportivamente restituisce il pallone all'Olympus. Campione, se ce n'è uno, Luca Giambattista. Una lunghissima carriera che ha lasciato il segno anche qui in Italia con la maglia dell'acqua e sapone. In particolar modo, occhio qui alla conclusione di Borolo. Poker Olympus, colpisce all'andata, colpisce al ritorno Borolo, 4-2 con 11-05. L'Olympus prova ad allungare qui al Palo Oggetta di Roma. Dicevamo, gol all'andata in una specie di derby del cuore per Federico Borolo,
gol all'andata, gol al ritorno. Ed è il gol numero 98 in campionato per l'Olympus. Vediamo se l'Olimpia avrà le forze di provare a rimettersi in questa partita. Fiore ha scambiato con Giannattasio, Rocha all'indietro, Mazzoni che non poteva però riprendere il pallone. Non c'è stato tocco dei giocatori dell'Olympus. Almeno questo secondo l'interpretazione di Chiara Perona, che ha concesso il calcio di punizione. Proprio pallone posizionato sulla linea dell'area di rigore, calcio di rigore con la barriera praticamente per l'Olympus. Mazzoni dice di no ad Avironi, dovrà accontentarsi di ripartire da una rimessa laterale la squadra di Daniele D'Orto. A proposito di esordi, anche Seferi in maglia numero 17, lui che è in forza sia all'under 19 che all'under 23 dell'Olympus. In under 19 anche il capitano. Giannattasio, Rocha, Claro pressato da Avironi, riesce a liberarsi del pallone. Giannattasio troppo lungo per Luca Ian, che allarga le braccia come per dire impossibile per me arrivare su quel pallone. Occhio qui a Seferi, leggero, regala il pallone a Portuga. La conclusione dell'89, si perde però sull'esterno della rete, pericolo scampato dall'Olympus. Isgro, break centrale, riesce a liberarsi del pallone su Achilli, bella giocata, poi bello anche il pallone per Avironi, altrettanto bello il recupero difensivo dell'Olimpia. Luca Ian può fronteggiare su Isgro, poi alza il pallone splendido per Rocha. Luca Ian disegna sempre giocate di altissimo livello. Rocha che non è riuscito a controllare il suggerimento. Isgro, ancora Portuga ad avventarsi sul pallone, lo recupera Portuga che lo offre alla conclusione che va in porta di Nardi, accorcia le distanze l'Olimpia Verona, poi Nardi e Avironi a dire qualcosa. Il gol di Nardi e l'Olimpia Verona accorcia sul 4-3. Colpisce Nardi sulla palla recuperata da Portuga. C'è ancora vita per l'Olimpia qui al Palo Olgiata di Roma. Nardi saltato da Isgro che si appoggia su Seferi. Avironi, Achilli, Portuga lo respinge, allora Achilli va da Isgro che rientra, la scorribanda di Isgro che calcia in diagonale, forse ha ritardato un secondo di troppo la conclusione Antonino Isgro. Alla fine si è salvata l'Olimpia, Nardi a difendere il pallone proprio su Isgro, l'ultimo tocco è del giocatore dell'Olympus secondo gli arbitri. 8 minuti e 7 secondi da giocare, 4-3, partita assolutamente in bilico qui al Palo Olgiata di Roma. Nardi prova a girarsi a calciare, Seferi per un attimo, rimessa laterale per l'Olympus.
protesta Claro, che voleva l'ultimo tocco di un giocatore dei Blues. Tress, pallone gestito da Marcelinho, che torna proprio da Rudinei Tress. Isgro, uno contro uno, in banda, su Nardi, le solite finte di Isgro, che poi transita per i piedi di Rudy Tress. Marcelinho, Isgro, Marcelinho, pallone per Isgro, che alza la testa, pensa per un attimo all'imbucata. Seferi rientra, va da Marcelinho, chiuso da Claro. Nardi prova a controllare Marcelinho, prova a coordinarsi, ha pensato forse per un attimo anche alla rovesciata, cerca il tunnel Isgro, recupera l'Olimpia che gestisce il possesso con Rocha. Finale da vivere qui al Palo Loggiata, 4-3 per l'Olympus. Rocha, Portuga, pallone per Rocha, chiaramente l'Olimpia non ha assolutamente nulla da perdere, giocherà senza pressione con la testa libera questo finale qui al Palo Loggiata per provare a festeggiare quantomeno un pareggio nella tana della capolista. Olympus che ha perso una sola gara in casa fin qui in tutto il campionato, il derby contro l'Eco City Genzano, ma sta viaggiando a ritmi insostenibili per il resto della Serie A la squadra di Daniele D'Orto. 52 punti se pensiamo che le prime due inseguitrici, che sono Napoli ed Eco City, sono a quota 39, sono ben 13 punti di vantaggio. Primo posto direi ipotecato dall'Olympus. Che può iniziare a puntare il focus sulle Final Four di Coppa Italia, ma direi soprattutto sui playoff. Lo scorso anno è arrivata la sconfitta proprio in finale contro la Fel di Eboli di Mas. Pallone imbucato dentro, Portuga, Luca Jan, Jorge Santos, Tres. Sbaglia il tocco per Portuga, che prova a spingere la transizione, ma anche alla conclusione Portuga. Pallone deviato da Dimas in calcio d'angolo. Intanto Chiara Perona va dalle parti della panchina dell'Olimpia, c'è da asciugare il parquet. Sarà Luca Jan a battere il corner, pallone regalato praticamente a Rodriguez, che prova a far correre Tres, si impegna al numero 3 a tenere in campo il pallone ma non ci riesce, e allora Mazzoni dà nuovo impulso all'azione dell'Olimpia. Luca Jan non riesce a controllare il suggerimento del suo portiere. Stiamo entrando negli ultimi 5 di gioco qui al Palo Loggiata, partita in bilico. Marcelinho e poi Cutrupi dopo il palo colpito da Marcelinho. 5 minuti, 2 secondi da giocare, anche la firma di Christopher Cutrupi. Doppietta del numero 10. E 5-3 per l'Olympus. E adesso Castagna ci prova col portiere di movimento. Vediamo se l'Olimpia riuscirà a mettere un po' di paura all'Olympus in questo finale di gara. 5 minuti praticamente pieni da giocare, con l'Olimpia a gestire il possesso. Jorge Santos la lascia lì per Gian Attasio, che prova l'imbucata, recupera Rodriguez
che fa correre Dimas. Sprinta Dimas che la mette per Cutrupi, pallone sul palo e poi miracoloso Gian Attasio che fa un paratone praticamente tenendo in vita l'Olimpia. Andiamo a rivedere Cutrupi, fortunato nel rimpallo, sfortunato nel colpire il palo e poi molto bravo Gian Attasio a salvare i suoi in tuffo praticamente sulla linea di porta. Tres colpisce male al volo. Luca Jan, pallone imbucato da Portuga. Non era facile da controllare, ci ha provato Portuga. Manca un solo gol all'Olympus per arrivare a quota 100 in campionato. Potrebbe essere una specie di record se pensiamo che, lo abbiamo detto, non siamo neanche nel mese di marzo. Dimas. Ugas spinge la transizione, calcia Ugas. Pallone fuori di pochissimo, chiedeva un tocco di Rodriguez che non c'è stato. Marcelinho prova a saltare Mazzoni che forse ha intercettato il pallone con un braccio. Deviazione, calcio d'angolo per l'Olimpia. Andiamo a rivedere, qui non riusciamo a capire se ci sia stato meno il tocco col braccio, forse questo replay, sì, l'ha presa assolutamente con una mano. Mazzoni ha rischiato tantissimo il portiere dell'Olimpia, grazie alla nostra regia che ci ha mostrato il replay. Si erano alzate forti le proteste dalla panchina dell'Olympus e dalle tribune della Palaugiata. Occhio qui a Marcelinho, arriva Jorge Santos, l'ultimo tocco crediamo sì sia di Marcelinho. Altra rimessa in arrivo per l'Olimpia Verona, 3 e mezzo da giocare. Olimpia sempre col portiere di movimento. Luca Jan scambia con Jorge Santos, bravo nel break Portuga, la rimette tra i piedi di Jorge Santos che perde il pallone ed è Rudy Neitres a fare 100 in campionato per l'Olympus. 6-3, Rudy Neitres scrive la tripla cifra di gol segnati dall'Olympus in questa stagione. Si allarga la forbice al Palaugiata, Olympus che fa quota 100. E ovviamente scherzando, non stiamo... Intanto Luca Jan, golasso di Luca Jan Baptista, 6-4 dell'Olimpia Verona, strappa applausi Luca Jan. Andiamo a rivedere la giocatona, sinistro imprendibile di Luca Jan. E se serviva una fotografia per descrivere la grandezza del giocatore, Luca Jan Baptista ci ha regalato questa piccola perla che tra l'altro ridà speranza all'Olimpia Verona. Tabellone indica 6-5, ma è 6-4 il punteggio, corretto in questo momento dal cronometrista. Ha provato la super giocata anche Marcelinho dalla parte opposta. Gran gol di Luca Jan Baptista, 2:51, ci sarebbe tempo per l'Olimpia di provare a tornare definitivamente in questa partita. Luca Jan difende, si appoggia su Ugas che calcia in due tempi. Caiche a dire di no alla conclusione di Ugas. Mazzoni al limite della sua area di rigore, lascia sfilare oltre la linea di fondo. Luca Jan a duellare con Tres, finisce a terra, non c'è fallo.
pallone gestito da Marcelinho. Adesso Lippus che prova anche un po' a giocare col cronometro. Pallone che arriva sulle tribune del Palaolgiata. Sarà rimessa laterale in favore dell'Olimpia, che ci riprova col portiere di movimento. 2 e 23 da giocare. Rimessa laterale battuta da Ugas. Luca Ian sportivamente mette fuori il pallone, ma chiede di asciugare il parquet. Arriva adesso lo spazzolone. E 22 da giocare, 2 gol da recuperare per l'Olimpia Verona qui al Palaolgiata. L'abbiamo detto, c'è assolutamente ancora speranza per i ragazzi allenati da Luca Castagna. Portuga va forte in mezzo, arriva Rudinei Tres. Pallone all'indietro per Jorge Santos. Stiamo entrando negli ultimi 2 minuti di partita. Ugas, Jorge Santos, Gian Attasio, Jorge Santos, Luca Ian. Gian Attasio torna da Jorge Santos, Luca Ian con calma, senza forzare. Adesso forza proprio Luca Ian, che sbaglia il suggerimento all'indirizzo di Portuga. Rodriguez, preciso da Marcelinho, che in qualche modo mette giù il pallone, poi sbaglia tutto. Regala una nuova rimessa laterale all'Olimpia, che insiste col portiere di movimento. Luca Ian difende su Biscossi, offre ad Jorge Santos. Gian Attasio, Jorge Santos deve provare ad alzare però la frequenza del giro palla. L'Olimpia, Ugas, dopo il tocco di Luca Ian, ancora Rodriguez, protagonista di un'ottima prestazione, a murare la conclusione di Ugas sopra la traversa. C'è da recuperare il pallone, lo fa in questo momento Rodriguez, che lo offre a Portuga. Pallone all'indietro, Jorge Santos, Luca Ian, Gian Attasio, Jorge Santos, torna da Gian Attasio, tutto chiuso davanti a lui. Ultimo minuto alla Palaolgiata di Roma, Portuga anticipato, Marcelinho prova a saltare Luca Ian che va a commettere fallo. Le proteste di Luca Ian, che è già ammonito. Deve fare attenzione Luca Ian, che è andato a protestare. A colloquio i due arbitri. Vediamo se andranno a correggere la loro decisione. Confermato il fallo a Luca Ian. Chiaramente situazione falli ormai totalmente ininfluente. Occhio al pallone di Marcelinho per Dimas, che finisce a terra. Portuga per Jorge Santos, leggermente troppo lungo il suggerimento. Intanto un fallo cumulativo fischiato in favore dell'Olympus. Pallone lungo, troppo lungo, leggermente troppo lungo per Biscossi. Ultimi 27 secondi di partita, ha bisogno di 2 gol l'Olimpia se vuole uscire almeno con un punto dalla Palaolgiata di Roma. Sarebbe chiaramente un risultato prestigioso per i ragazzi dei Castagna, che comunque vada a finire. Hanno giocato a testa altissima sul campo della capolista indiscussa di questa Serie A New Energy.
Altra rimessa laterale in arrivo per Portuga, lui che nel primo tempo aveva sbloccato la partita portando in vantaggio i suoi. Jorge Santos, pallone per Luca Jan. Dimas con la porta vuota prova a calciare, pallone che si perde oltre la linea di fondo. Jorge Santos, ultimo secondo, calcia Jorge Santos. Fine del match al Pala Olgiata di Roma. L'Olympus fa 100 gol in campionato, batte 6-4 l'Olimpia Verona e una volta di più si conferma capolista della Serie A. L'Olimpia che, come abbiamo detto, ha giocato un'ottima partita qui al Pala Olgiata, esce a testa altissima, ma lo fa senza aver conquistato punti. Rimanete con noi, tra poco inizieranno a scorrere gli highlights della sfida. Noi voliamo in campo per le interviste flash, rimanete con noi. Siamo in compagnia di mister Daniele D'Orto per commentare l'ennesimo successo in questa stagione dell'Olympus.
partite particolari, perché voi primi con grandissimo margine contro l'Olimpia ultima, sono le classiche, come si dice, no, bucce di banana su cui si può scivolare. Direi che invece l'avete affrontata con la giusta maturità. Sì, io gli avevo detto che a livello psicologico era una partita che dovevamo affrontare come se fosse la prima da classe il Verona, però purtroppo non è stato così, perché loro pensavano che fosse una partita facile, invece loro non avevano niente da perdere e sono dimostrati anche una buona squadra. Mi auguro, se, non so se riescano a salvarsi, però per il futuro gli auguro una buona fortuna e buone cose. Sono arrivate, direi, delle buone risposte, perché hai schierato anche tanti under 23 in campo. Ad un certo punto il quintetto era tutto under 23, direi Rodriguez su tutti in porta ha offerto una buona prestazione, il gol di Borolo, insomma ci sono state anche risposte positive da alcuni singoli. Sì, io l'avevo convocati per farli giocare in vista delle partite che andiamo a affrontare, della partita che andiamo a affrontare adesso a Lecco, dove loro c'erano giocatori che fanno la 2, però hanno dimostrato di essere dei buoni giocatori su cui contare e sono molto contento. Grazie a Daniele Dorto, lo mandiamo negli spogliatoi insieme alla sua squadra. Ci sta raggiungendo anche mister Castagna per l'Olimpia Verona. Mister, guardandovi giocare ogni volta, vi avevamo visto anche in Coppa qui al Palloggiata, vedendovi giocare fa strano vedere la classifica e vedere l'Olimpia Verona con un solo punto, perché anche stasera qui al Palloggiata secondo me avete tenuto benissimo il campo e avete tenuto la partita viva fino all'ultimo. Sì, io dopo la partita di sabato contro il Mantova ho chiesto ai ragazzi una reazione, ho chiesto ai ragazzi di dimostrare che non siamo quelli di sabato, e credo che oggi l'abbiano fatto veramente alla grande. Abbiamo giocato a testa altissima contro una squadra fortissima, una delle candidate a vincere il campionato, e purtroppo non abbiamo avuto la costanza di prestazione durante l'anno, e in Serie A questa cosa non è accettabile perché vieni puntualmente punito. E andiamo avanti cercando sempre la miglior prestazione. Ecco, chiaramente per la salvezza la missione è complicatissima, non abbiamo ancora fatto i conti, non credo ci sia già la matematica, però diciamo conti alla mano risulta comunque difficilissimo. Vi siete dati dei mini obiettivi da raggiungere da qui alla fine della stagione? Ma io chiedo ai ragazzi, al di là della classifica, che la situazione è veramente difficile, la prestazione, ma glielo chiederò anche quando ci sarà la matematica retrocessione, perché comunque c'è progettualità, si vuole preparare la prossima stagione e si parte da adesso, nel senso nel male della situazione attuale cominciamo a lavorare in ottica futura. Un'ultimissima considerazione, al di là di aver tenuto viva questa partita, da premiare quello che avevi chiesto, cioè la risposta emotiva della squadra dopo la partita con Mantova. Sì, assolutamente sì, abbiamo dimostrato che se avessimo messo in campo più continuità di prestazione con delle prestazioni così probabilmente non avremmo solo un punto, e i ragazzi hanno risposto a quello che ho chiesto e dobbiamo essere contenti della prestazione al di là della sconfitta. Grazie a mister Castagna per essere stato ai microfoni di Futsal TV dal parquet del Palloggiata. È davvero tutto, Olympus vince ancora, si conferma in vetta alla Serie A New Energy dopo il 6-4 i danni dell'Olimpia Verona. Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, ci ritroveremo qui nei prossimi giorni con le prossime dirette dell'Olympus Roma. Buona serata.